ragazzi, questo video comincia così, con un pesce in canna. Com'è? Una bella partenza. Ragazzi, siamo nella cava del Bosco e niente, questo è un video dedicato a una sessione, ma anche per mostrarvi una cosa nuova che ci è arrivata. Quindi adesso siamo venuti qui stasera e faremo la notte qui, e poi domani mattina con le prime luci vi parliamo un po' di questa cosuccia nuova che ci è arrivata. Nel frattempo, ci vuoi agguagliare un po'? Sì, sto ripigliando il fiato della corsa, ragazzi. Che bella argilla. Adesso vediamo subito di cosa si tratta. Ok. Del solito carasso da 5 kg, oh, no, dai. Insomma. No, dalle testate che tira dovrebbe essere una bella canna. Ecco la teoria. Carpetta simpatica. Quando sembra che si stanchi, invece neanche. È dentro. È dentro, socio. Bene. Eccoci qua, ragazzi, calata da poco, subito abbiamo avuto i nostri risultati. Oppalala, un bel pesciottone, un bel pesciottone. Fruttuna, Cri? Sì. Fruttuna. Bene, combi rigo ho visto, se non mi sbaglio. Sì, bellissimo. Ok, andiamo al rilascio, ragazzi. Eccola, ciao splendore. Il video comincia così, ragazzi. Timbrato, timbrato. Andiamo a mangiare, va. Allora, ragazzi, facciamo vedere come ci siamo posizionati un attimo. Allora, qui a sinistra una canna sul sottosponda sotto un salice, e la canna, quella più a destra, l'ha sparata nello spot dell'altra volta, se non ricordo male. E io invece da questa parte, occhio qui che ho riempito già l'acqua nel secchiello, io da questa parte la prima canna a destra nel sottosponda dall'altra parte, quindi sotto quelle ramaglie là che cadono in acqua, magari domani mattina le facciamo vedere meglio se ci ricordiamo, mentre la canna più a sinistra dritta per dritta davanti. Sono andato un attimo prima, ho trovato un buon punto e basta, vediamo come va. Soliti inneschi, ragazzi, Species Squid, e Christian penso un'essenza di B, vero Cri? Sì, sto usando una pop-up essenza di B e una fondante fruttuna. Ok, perfetto. E io due spinner rigo, ovviamente. Cri, penso che questa volta spinner e combi. Ok, come l'altra volta, allora spinner e combi. Bene, allora noi adesso abbiamo posizionato, facciamo le ultime due o tre robe, poi andremo a dormire, ragazzi, mangiamo, andiamo a dormire, e domani mattina vedrete appunto un qualcosa di nuovo che è stato spedito, ovviamente, che noi già stasera abbiamo provato. Esatto, ma domani mattina lo vedrete, quindi restate sintonizzati ancora qualche secondo, a meno che non passa qualche carpa stanotte, quindi qualche minuto, e ci vediamo domani mattina, poi se non dovesse partire niente, e andiamo a vedere che cos'è questo pacco misterioso che è arrivato.
macchina avevo guardato. Eh? La buca così. Non ce l'avevi, vabbè, mai. Ho preso. Ora? Si fa sentire invece. Extractor in piega. E c'è. Ok ragazzi, nel cuore della notte arriva lei. Doveva ferrare la Cree, ma si è cacciata tardi e mi sono dovuto correre perché c'era una legnaia. Ok, guarda che bella questa, un lingottino d'oro, assomiglia a quella che avevi preso tu l'altra volta. Vediamo se riesco a farla vedere. Oppalala. Ok, vediamo un po', eccola qua, è lunga, piccola ma lunga. Bellina qui, eh? Sì. Sì, sì, il cerco è sempre quello. Molto bella. Va bene, la rilasciamo e torniamo a dormire, ragazzi. E se ne va negli abissi. Allora ragazzi, ho visto Cree uscire all'impazzata. Vediamo che è successo. Com'è Cree? C'è? Sì, sì, c'è. Ottimo. Ah, sei tutto sporco. Ok. Com'è? Senti pesante? Non lo so. Occhio alle rame in alto a destra, eh? Non sembra. Insomma, eccola, eccola. Di cattiveria. Dov'è il socio? È qui sotto. Qui sotto? Sì, ma guarda che sarà anche piccolina, sai. Sì? Però. Insomma, la canna però è bella piegata, Cree. Piccolina, ma. Vediamo. Tanta, tanta forza per lei. Raga, roba. C'ha il suo bel da fare, Cree. Guardate che piega. Cree, insomma, sarà anche piccola, ma cioè, non rende tanto. Ma bello che stanno tutto contro la destra. Perfetto, esci un attimo e spingila fuori. Tocca andare in acqua. Quello che vorrei evitare è di là. Mi sposto, ragazzi, scusate. Ok, ok, sta arrivando Cree. È la prima volta che va tutto. Tira come. Guarda che roba! Mamma mia! Mamma mia!
Guarda, guarda la canna. Messe dura prova le canne, signori. Ma sono curioso di vedere. Carassola 25 kg. Guarda, perché non mi sembra grande, eh. Mamma che piega. Ok. Beh, insomma. Piccola proprio no. Piccola proprio no, Cria. Com'è? Non è male. No, ma cioè non capisco sta forza che ha sti pesci. Ennesimo pesce. Bellina, mamma che coda! Che pancia, Cri. Mamma mia. Wow. Stiamo scoprendo dei bei pesci qui. Pesci che promettono molto, molto bene. Ragazzi, guardate che bocca. E siamo ovviamente contenti di trovarle così, in forma, con forza, perché hanno veramente tanta forza, ragazzi. La canna è una 3,5 libbre. Bene, adesso direi che la rilasciamo, faccio due foto e poi... Che pesce, Cri, particolare, veramente particolare. Guarda i dettagli sulla schiena, più che altro, cioè, hai visto che forza aveva. Eh sì. Bene, ragazzi. Bene. Ok, ragazzi, momento rilascio. E ciao cara. Ciao bella. Se ne va. Lei se ne va. E Cri? Assonnato ma felice. Esatto. Dai, torniamo. Molto felice. Torniamo in branda, Cri. Oppala, un'altra bella reginona. C'ho la luce accesa della torcia qui, spero non dia fastidio. Ok, guardate che panzetta. Panzetta da birra, sta. Bella. Bella anche lei. Ma che è stanca. Sì, la riesco. Tanta grinta, signora. Oh, siamo allo stesso punto. Allora, ragazzi, piccola considerazione che sì, stavamo facendo un attimo. Che trovare gli spot giusti paga. Paga perché... le carpe hanno dei punti di passaggio preferiti, vanno ad alimentarsi su questi punti qua, quindi spendere quei minuti per trovare questi punti di passaggio cambia la pescata, o no, Cri? Certo. Cambia la pescata perché, come vedete, da che facevamo fatica, insomma, perché come ho già detto,
qua a novembre-dicembre abbiamo anellato una serie di cappotti non da poco. Abbiamo studiato un attimo quelli che sono gli spot che le carpe prediligono e i risultati stanno arrivando. A volte spendere quei minuti, cercare chi col dipper, chi col plumbing, chi con quello che vuole, insomma, sono minuti non sprecati ma investiti, perché poi i risultati sono questi. Adesso saranno le 4 del mattino e comunque un altro pesce è partito, quindi vuol dire che lì i pesci passano. Basta, adesso le canne penso che rilascerò su, ne lascio solo una, anzi anche qui vedo che ce n'è una fuori che è quella di prima, quindi vediamo se riusciamo a dormire qualche ora stavolta. Adesso ragazzi ci avviamo verso le tende per andare a fare la nanna. Signori, buonanotte, a domani mattina. Buongiorno signori, serata, nottata, molto bella, molto bella come piace a noi. Ci ha tenuto attivi. Ci ha tenuto attivi e poi dopo a una certa ora si è tranquillizzato tutto e siamo riusciti anche a dormire tranquillamente. Bene, Cri, direi che è giunta l'ora di aprire questi pacchettini che vedo là, far capire al nostro pubblico cosa ci hanno mandato e ovviamente ragazzi farvi vedere come funziona e spiegarvi due o tre cose. Quindi se sei d'accordo, il caffè l'abbiamo già bevuto. L'abbiamo bevuto, abbiamo appena rilanciato le canne, ci siamo rimessi bene in pesca perché comunque staremo qui anche questa mattina. Esatto. E nel frattempo che facciamo questa pescatina, appunto adesso magari parte qualche altro pesce. Esatto, nel frattempo faremo vedere cosa ci è arrivato. Bene, arriviamo. Bene ragazzi, è giunto il momento di scoprire il nuovo dipper. Allora, come per la volta scorsa, Cri, sì, dipper ci ha omaggiato, ci ha mandato questa bella confezione che è il bundle, quella dove c'è il nuovo Chirp Plus 2 con la Power Lantern, che è la lanterna quella portatile che dopo vi facciamo vedere i suoi usi, e il portacellulare da canna per appunto scandagliare con la canna in mano e avere il telefono davanti proprio sopra il mulinello. In più ci ha mandato anche l'extender e il suo cavalletto. Adesso ovviamente con l'occasione vi mostriamo tutto e vi facciamo vedere il tutto all'opera, quindi cercheremo anche di farvi vedere un po' come funziona e lo proveremo qui appunto. L'extender che per chi pesca col barchino come noi, sì, diciamo che è un aiuto per chi non ha, diciamo, l'ecoscandaglio installato nel barchino, però potrebbe venire utile anche chi va a lancio, perché tante volte a lancio quando passi più 20 metri 30 tende a perdere un po' il segnale, sì, magari purtroppo sì. L'extender aiuta, ma adesso ragazzi ve ne parliamo, quindi bando alle ciance, una cosa alla volta, ciance alle bande e via, e scopriamo Dipper Chirp Plus 2. Allora, partiamo ovviamente dal dipper, quindi Chirp 2, tecnologia Chirp che è differente da quella del Pro Plus, è una tecnologia migliorata su molti aspetti. Adesso non entrerò nello specifico, vi dirò semplicemente le caratteristiche principali che ha il dipper. Allora, intanto apriamo la confezione e all'interno c'è appunto il dipper di colore marrone, poi c'è il supportino per il telefono da mettere sulla canna e la torcia. Adesso allora io direi di partire innanzitutto dal dipper e poi andremo a spiegare la torcia, perché la torcia ha una cosa bellissima, poi ve ne parlo. Ovviamente dispone sempre dei tre filetti per le varie modalità di pesca. Noi andremo a mettere il gancetto ovviamente in questo momento sopra
poi vi spiego il perché lo andiamo a mettere sopra, che ne forniscono sempre due nella confezione. Ecco qua, attaccato. Allora, sostanzialmente ragazzi, non cambia molto dal CIRP 1. Cambia che ovviamente ha aumentato la durata di batteria, perché arriviamo fino a 15 ore di autonomia. L'applicazione è sempre la stessa, ok? Non cambia. Ha tre fasce di CONI, quindi ha tre modalità di diciamo di visuale di risposta, dove vi consente appunto di avere una migliore lettura del fondale. La cosa bella di questo dipper è che comincia a leggere dai 15 cm fino ai 100 metri di profondità. Cosa non male, perché in questa cava ci sono stati dei punti dove effettivamente non siamo riusciti nelle volte precedenti a misurare e vedere il fondale, proprio perché in alcuni punti c'era veramente mezzo metro d'acqua. Ora con questo appunto si può cominciare a scandagliare anche da profondità minori, quindi già questa è una cosa che hanno migliorato. Poi la batteria e quant'altro. Quindi questo è il prodotto Dipper. Loro ovviamente garantiscono sempre una distanza di utilizzo di 100 metri. Poi ovviamente ragazzi dipende sempre da dove peschiamo, perché ci sono dei posti dove magari il segnale viene interrotto, oppure ci sono delle frequenze che interrompono, quindi a volte abbiamo dei problemi. Motivo per cui viene in aiuto l'extender. Adesso vi spiego un attimo l'extender. Allora, nella scatola ovviamente noi abbiamo già utilizzato, però adesso vi facciamo vedere cosa c'è all'interno. Allora, come vedete qui c'è anche un simpatico disegno che vi spiega un po' quello che dovrebbe essere l'utilizzo, quindi come dovrebbe essere collegato il tutto e diciamo la modalità d'uso. Allora, qui troviamo il braccetto da attaccare al barchino. Braccetto che ovviamente questo sarà il supporto per il dipper. Qui c'è un velcro. Allora, adesso vi mostro nella confezione cosa vi mettono, che questo qui poi andrebbe attaccato al barchino. Braccio che si estende, quindi è estendibile, lavorerà in questa maniera, poi lui starà a livello con l'acqua, si bilancerà il tutto in maniera che il dipper sia sempre a contatto con l'acqua. Poi l'astina, dove andremo ad agganciare il qui lo andremo ad agganciare al cavalletto. Questo è il supporto per il telefono e qui sopra andremo ad agganciare poi l'extender, che è questo aggeggino simpatico qui. Questo è l'extender, ragazzi. Ha solamente un tasto di accensione. Adesso poi vi farò vedere, una volta collegato il tutto, cosa sono queste scritte e come funzionano. Sempre nella scatola c'è il cassettino magico. Allora, qui c'è il supportino per mettere l'extender, quindi ho messo così, questo va attaccato alla cintura qualche parte, insomma, e uno se lo porta via, però vabbè, non so quanto sia utile, però uno lo vuole tenere al sicuro, lo mette qui dentro. In questa confezione dentro c'era perché ovviamente abbiamo utilizzato, c'era un altro velcro così, che è il velcro che va attaccato qui, vedete, in questa maniera, dove questo qui andrà attaccato fisso al barchino, e poi una volta che mettete via il barchino, vedete, questo resterà attaccato al barchino e toglierete solo questa parte qua, molto semplice. E in più c'era anche uno straccetto con l'alcol per pulire appunto la superficie, ma noi abbiamo utilizzato le istruzioni. Il caricabatterie proprietario dell'extender, che come vedete è magnetico, è dedicato, ok, con l'attacco USB. E poi c'è questo supportino che consigliano di collegarlo al dipper una volta collegato al barchino, per sicurezza, solamente per un discorso di sicurezza. Vi mostro il cavalletto e poi andiamo a collegare il tutto. E questa, ragazzi, è veramente una cosa assurda. Allora, adesso vi mostro il cavalletto, metto una chiave per eventualmente fissare i pezzi. Sai, guarda che cavalletto hanno fatto
Cioè qui ragazzi veramente ci sta anche una reflex. Cavalletto fighissimo, fighissimo. Allora, ovviamente vediamo se parte il pesce, no? È tutto così come lo vedete, quindi in dotazione c'è sia la ghiera per ovviamente regolare poi il tutto quanto il discorso del, di quello che andremo ad attaccarci sopra. Si estende un attimo, che ecco qua, quindi vedete che si può anche regolare tranquillamente. Le gambe possiamo regolarle in varie posizioni, da così a tenerle addirittura aperte, quindi ripeto, vi fa veramente molti utilizzi un cavalletto così. E basta ragazzi, quindi questo è il cavalletto. Hanno fatto un cavalletto molto stabile, ovviamente poi qui andremo ad attaccarci il telefono, tablet, quello che è, insomma, quindi ovviamente deve essere molto resistente. E lo dico perché magari svitando la ghiera, che abbiamo il filetto da un quarto, sotto troviamo anche il filetto da, adesso non ricordo se è 3/4 o 3/8, quindi perdonatemi se dirò una castroneria, ma non me lo ricordo. Eccolo qui, basta svitare questa e se avete un supportino con l'attacco da 3/4 e 3/8, non ricordo, avete anche questa possibilità qui, quindi è anche molto versatile. Adesso io andrei a collegare il tutto e ovviamente a fare una prova pratica di tutto quanto. Allora, adesso andiamo a montare tutto, a prepararci appunto per l'utilizzo. Cavalletto ragazzi, partiamo da questo, lo andremo ad aprire al massimo. Perché? Perché più il, diciamo, l'extender sarà messo in alto, più ovviamente migliore sarà il segnale che andrà a dare al dipper, quindi la portata che andrà a dare sarà nettamente migliore. Intanto vi dico che l'extender è stato pensato per il dipper per dare un range di 200 metri, quindi teoricamente dovremmo arrivare a 200 metri. Ovviamente noi vi sconsigliamo di andare su queste distanze con il barchino, perché sono comunque distanze importanti, impegnative, non sappiamo se sotto ci sono ostacoli, quindi da questa portata, ma in realtà evitiamo di farlo con il barchino, utilizziamo un gommone o semplicemente stiamo molto più corti. Detto questo, cavalletto, monto il supportino che è per il telefono. Piccola nota, ovviamente possiamo utilizzarlo sia col telefono sia con un tablet. L'attacco che loro danno nella confezione dell'extender è per un smartphone, per un telefono. Se volete usarlo con un tablet, ovviamente questo non ci va, andrà preso un altro supportino per il tablet e un'altra uscita appunto per collegare il cavalletto e per collegare l'extender. Quindi montiamo adesso questo, o due cavalletti, esatto, il nostro extender, e siamo arrivati a questo punto. Vedete, io sono alto 1,74 m circa, quindi è alla mia altezza. 1,74 sono, ragazzi. Bene, adesso qui c'è tutto, manca solo il telefono, che adesso andrò a collegare ovviamente. Quindi prendo il telefono e lo attacco al dispositivo, eccolo qui, perfetto. Una volta collegato il tutto, ragazzi, avete modo di, vedete, di regolare quella che è la situazione, quindi potete metterla in più modi per andare a lavorare con il telefono barra tablet, insomma, sapete che avete bisogno di un altro cavalletto, però diciamo che ecco, questa è la modalità d'utilizzo standard, quindi cavalletto, telefono e extender. Adesso andiamo a collegare al barchino il dipper con il suo braccetto. Allora ragazzi, finora tutto chiaro, mi sono andato il giubbotto e fatalità, era un attimo partita la canna così, è stato l'avvisatore, volevo solo sincerarmi che fosse tutto ok, nel caso appunto andrò a ferrare, ma vedo che si è bloccato tutto bene. Allora continuiamo un attimo con il dipper e se parte ovviamente lo vediamo. Allora adesso ovviamente colleghiamo il tutto. Allora
Come sapete, noi abbiamo la T1, quindi abbiamo già il dipper installato all'interno della T1. Per fare questo video, ovviamente necessitavamo di un barchino che non avesse il dipper installato. Quindi il buon Andrea ci ha dato la T2, ragazzi. Barchino nuovo di casa a T1, ve ne parleremo in un altro video, quindi non mi soffermerò adesso per il barchino, però questa sarà una novità che andremo a portare ancora nel canale, magari con Andrea, quindi ve ne parleremo direttamente con lui appena riusciamo ad organizzare un video. Perché? Perché questo barchino non ha il dipper installato, è installabile, ma al momento non dispone di un ecoscandaglio, quindi perfetto per farvi vedere come collegare il tutto. Allora, andiamo a collegare il tutto. Prima cosa da fare è attaccare l'occhiello sulla parte più alta del dipper. Dei tre filetti che ha dietro lo colleghiamo sul primo più in alto, perché andremo poi a collegare l'aceto di sicurezza, visto che il dipper starà in questa posizione poi nel suo supporto. Allora, piccola nota sul supportino. Come vedete qui c'è questo pernetto. Quello ha la funzione di incastrarsi nel dei tre filetti, quello più basso. Quindi andiamo ad incastrare questo sotto, così. Un attimo che si vedo male, ecco qua. Allora, andiamo ad incastrare quello sotto, sentite? E il filetto che c'è sopra, ovviamente lo allineiamo con la vite e andremo a fissarlo. Quindi avremo il dipper in questa situazione. Allora, prima vi ho parlato del velcro, delle due parti, quella attaccata al supportino e quella ad attaccare il barchino. Come vedete, noi ovviamente abbiamo già attaccato, perché consigliano un tempo di qualche ora una volta attaccato, perché la colla faccia bene aderenza. Poi ragazzi, ovviamente non andremo ad attaccarla al centro del barchino, perché qui poi dobbiamo tener conto che ci sarà la lenza sotto. Ovviamente questo dipende dal barchino, in questo caso è il vano centrale, quindi al centro non possiamo collegarci nulla. Se disponete di un barchino dove i vani sono laterali, ovviamente andate a attaccare al centro, insomma in un punto dove non rompa le scatole, diciamo per la lenza. Allora, il collegamento da fare è il seguente. Fatto. Ora l'extender è collegato. Poi si allunga, ovviamente come vi dicevo è estensibile, però ragazzi, per completare la cosa e per essere sicuri, andremo a collegare anche il laccetto. Perché? Perché per qualsiasi motivo, ragazzi, per sicurezza è sempre bene, diciamo, dare una sicurezza in più, tanto per stare tranquilli. L'aceto, facciamo un semplicissimo passaggio ad asola, così, e andremo a collegare poi questo. Adesso vediamo, qui lo possiamo collegare in questa maniera, eccolo qua, così. Bene, questo aiuterà se dovesse per qualsiasi motivo staccarsi, salverà il dipper ovviamente. Bene, adesso andiamo a mettere il tutto in acqua. Allora ragazzi, adesso mando Max a posizionare il barchino. Sì, devo stare attento ragazzi, perché ci sono due cigni, sì, sono enormi, che saranno 20 kg l'uno e mi fanno alquanto paura. Allora Max, allora, okay. Sì, adesso collega il tutto e poi andremo a far vedere ovviamente come far partire tutto. Ok, attaccato. Allora ragazzi, andiamo a collegare adesso il tutto e vi faccio vedere come funziona il collegamento. Allora, innanzitutto il barchino è già in acqua con il dipper, quindi il dipper in questo momento è acceso. Adesso bisogna accendere l'extender. Come? Con l'unico tasto che c'è, quindi andiamo ad accenderlo. Adesso vedrete che ci sono tre scritte qui, come vedete. Sonar, phone e battery. Io adesso andrò ad accenderlo, lampeggerà la prima battery e poi entrambe. Allora, sonar non lampeggia, quindi vuol dire che in questo momento extender e dipper sono già collegati tra loro, altrimenti lampeggerebbe. Come vedete lampeggia ancora la scritta phone,
quindi adesso devo andare a collegare il telefono non con il dipper, lo andrò a collegare con l'extender. Quindi prendiamo il nostro telefono, sfruttiamo questa cosa molto utile e andiamo a sulle impostazioni e andiamo su wifi e vedremo che ci sono delle connessioni. La prima è con il CIRP, la seconda è con l'extender. Noi andremo a collegarlo con l'extender. La differenza che dovete fare quando utilizzate l'extender e un semplice dipper è che il telefono va connesso con l'extender, non con il dipper. Quindi il collegamento è telefono extender, extender dipper. Questo è il passaggio. Bene, sono connesso, quindi posso andare ad aprire adesso l'applicazione del dipper. Lui adesso andrà a connettersi, eccolo qui. Ci farà scegliere ovviamente che tipo di modalità di pesca che vogliamo fare. Noi facciamo pesca su barca. E adesso ragazzi, comincia il divertimento. Ma ragazzi, adesso ovviamente cominciamo a divertirci e cominciamo a andare ad esplorare quello che è il nostro fondale. Quindi al momento la connessione mi sembra molto buona. Andiamo dietro i cigni. Allora, ragazzi, facciamo un test. Proviamo ad andare verso di là della cava. Allora, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra ricerca. Nel frattempo il segnale è perfetto perché non ha perso di nulla, è molto costante, cosa che ogni tanto capita invece di vedere qualche scattino. Invece vedo che il segnale è veramente ottimo. Chiedo scusa ragazzi, ma voglio vedere anch'io Cri, perché sono dietro la videocamera. Poi ma... adesso vorrei provare a fare una cosa, vediamo. Allora, beh ragazzi, come applicazione in realtà rimane sempre la stessa, quindi non ci sono grandi cambiamenti. Ha tre fasce di cono, 7, 20, 47 gradi, quindi abbiamo tre modalità di apertura del cono di lettura del dipper, dove ovviamente andremo da quella un po' più gaiarda, diciamo così, ok, quella un po' più blanda, che è quella più larga, a che è quella da 47 gradi, a quella più stretta da 7, che sarà molto più precisa e più dettagliata, quindi vi darà quella che è un'informazione migliore di quello che è il fondale. Nel frattempo io sto continuando ad andare avanti adesso e il segnale ancora ragazzi regge benissimo. Bene ragazzi, allora sono praticamente arrivato quasi di là della cava dall'altra parte. Due piccole notazioni. La prima è che quando utilizzate il dipper vi consiglio di togliere il Bluetooth, quindi togliete la connessione Bluetooth perché migliora quella che è la qualità di ricezione. Questo anche se utilizzate semplicemente il telefono e dipper senza l'extender, quindi va a migliorare molto. Se avete delle cover, toglietele anche quelle, perché la cover comunque va un po' a chiudere quello che è il segnale. Ovviamente l'utilizzo top sarebbe da farlo con un tablet, quindi se avete a disposizione un tablet utilizzate quello, perché oltre che avere comunque un'immagine più grande di quella che ha un telefono, avrà una ricezione migliore sicuramente di quella che ha un telefono. Quindi ecco, se avete la possibilità utilizzatelo. Bene, adesso io direi che faccio tornare indietro la T2 e nel frattempo, qui il levapesce, nel frattempo ragazzi vi parlo anche della torcia che c'è nella confezione del dipper. Come vi dicevo, c'è una torcia all'interno di quel kit del CIRP. Allora, è una semplice torcia che ha diverse modalità di utilizzo, quindi intanto vi faccio vedere che ha dei gancetti, quindi la potete diciamo agganciare o appendere. È magnetica, quindi possiamo anche attaccarla su qualche parte ovviamente dove ci sia presenza di ferro e lei starà attaccata lì. Poi dietro abbiamo, adesso speriamo si veda in camera, si vede? Sì. Perfetto, qui c'è l'input, quindi andiamo ad aprire dove andremo a caricare ovviamente la nostra torcia, andrà caricata da qui. E qui c'è l'output, perché vi fa anche da power bank. Quindi vedete c'è una presa USB e potete ricaricarvi, non so, il telefono, insomma, in tenda se avete proprio l'emergenza. Poi, come vedete, si vede? Sì. Ok, allora qui ci sono dei LED che stanno ad indicare il livello di batteria.
ha sei modalità, diciamo, di pressione. La prima, andremo a vedere quanta carica è la nostra torcia. La seconda farà una luce, diciamo, una bella luce fredda. La seconda è una luce calda. La terza serve una luce calda, scusate. La quarta è un altro tipo di luce fredda. Quinta è una torcia. Come vedete fa il fascio che fa una torcia normalissima. E poi c'è l'ultima che è l'SOS. Quindi segnale di SOS, diciamo in caso di emergenza, se vi può servire, ecco, questa torcia sapete che lo fa. Noi questa qui ci verrà molto utile in tenda, ma soprattutto ci verrà molto utile quando usciremo con il gommone, ovviamente ci farà come punto di riferimento per tornare a casa. Bene ragazzi, vi ho detto tutto quello che c'era da dire del dipper. Ovviamente poi sapete che all'interno dell'applicazione ci sono tutte le istruzioni, tutte le modalità d'uso, la stessa cosa c'è anche nel libretto di istruzioni che vi danno in dotazione. Detto questo ragazzi, adesso ripasseremo un pochettino perché si è un po' calmata la situazione e continuiamo con la sessione. Bene ragazzi, anche per oggi sessione finita. Ci siamo divertiti di notte. Ci siamo divertiti di notte, sì, ma lo scopo del video era ovviamente presentarvi il Chirp Plus. Aspettavamo la luce appunto del mattino per fare questo, esatto, contenuto qui. Esatto, quindi era un video dedicato a... Però nel frattempo notte secca, ci siamo divertiti. Se vuoi non peschi raga, cioè due cani si buttano in acqua. E bene, quindi speriamo che questo video vi sia stato utile per chi magari voleva acquistare questi prodotti ma era un po' titubante. Noi Dipper lo stiamo usando da tanti anni, da quando praticamente abbiamo aperto il canale e il Dipper ci ha sempre accompagnato. Abbiamo avuto la fortuna due anni fa che Dipper ci aveva mandato il Pro Plus e il Chirp 1. Questa volta ci ha mandato il Chirp Plus 2, quello che è insomma, più l'extender Wi-Fi col suo cavalletto, quindi ringraziamo nuovamente Dipper per questi omaggi che ci ha fatto. E sì, poi sapete ragazzi, noi che l'acquistiamo noi o che ci mandino qualcosa, noi facciamo sempre vedere, ovviamente vedere. Non teniamo nascosto nulla, questi erano omaggi, ci sembrava doveroso anche farveli vedere perché appunto è sempre informazione, Creemax è informazione. Se avete dubbi ragazzi, vi ricordo sempre sotto in descrizione di trovate tutti i nostri contatti, esatto, tutto quello che utilizziamo e ovviamente se avete qualche dubbio scriveteci privatamente o sotto questo video, magari se avete qualche perplessità o volete qualche chiarimento in più, insomma sapete che noi ci diamo da fare sempre per cercare di darvi la risposta migliore. Esatto, esatto. Quindi ci diamo appuntamento, Cri, alla prossima sessione. E non sappiamo. No, mi viene in mente ieri sera che abbiamo fatto la live, abbiamo festeggiato i 5 anni di prima. Sì, questo ragazzi è il video della live appunto. Questo è un video che appunto adesso che è fuori è passato qualche mese, ma la live che abbiamo fatto qua ha festeggiato un po' i 5 anni di prima. Che quindi, è il 3 di aprile ragazzi. È il 3 di aprile, 4. Non il 4 come ha detto Chris, si è sbagliato. Però il 3 abbiamo aperto il canale, il 4 abbiamo iniziato a pescare. Sì. Quindi, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video, non sappiamo dove, non sappiamo come, quando e con chi. Nel frattempo fate i bravi ragazzi. Esatto, e buona sera, buona giornata, buon pranzo, buona cena, come al solito. Noi ci vediamo e tante nel prossimo belle cose. Video. Ciao ragazzi. Ciao.